Una vicenda che tiene banco da oltre 6 anni, botta e risposta, sentenze, ricorsi al TAR relativi a Colle Foresta, enorme area che si affaccia sull'Adriatico, destinata alla costruzione di un resort e servizi annessi. A San Vito Chietino la giunta Bozzelli è stata sempre contraria alla realizzazione della struttura, considerata inopportuna. Dopo 5 sentenze tra TAR e Consiglio di Stato, tutte favorevoli alla società che ha progettato il Resort Village, il comune di San Vito è stato obbligato dal Tribunale amministrativo ad approvare la proposta del piano di lottizzazione, richiesta ottemperata. Il primo cittadino, Emiliano Bozzelli. Una fase della vicenda è conclusa, abbiamo dato seguito alla sentenza di ottemperanza, si chiude una lunga vicenda giudiziaria. Si apre una nuova fase che è prevista dalle norme, è una fase che va dall'approvazione a quella che di solito dà il via ai piani di lottizzazione, che è la convenzione. Siamo comunque sereni e, se vogliamo, ci conforta il fatto che lo sviluppo turistico che abbiamo visto negli ultimi 6 o 7 anni va nella direzione che noi abbiamo sempre immaginato, quindi uno sviluppo della piccola economia e dell'accoglienza diffusa, e ci conforta anche il fatto che a livello regionale e nazionale le norme sull'urbanistica stanno cambiando come noi abbiamo sempre pensato che si dovessero cambiare.